Lo Stato punta a fare cassa vendendo molti immobili e si comincia con dei bellissimi fari. Dall'isola d'Elba alle Eolie il demanio è pronto a cedere in concessione 10 fari in alcune delle zone più belle del nostro paese. Il piano sarà presentato nei prossimi giorni, ma l'obiettivo è chiaro: trasformare le strutture in alberghi e centri per il turismo, valorizzare beni che appartengono al patrimonio pubblico e restano spesso inutilizzati per anni, portando, si spera, nuovi fondi nelle casse dello Stato. È un sistema che ha già fornito risultati importanti in Portogallo e in Spagna con i cosiddetti paradores, ma in Italia stenta ancora a decollare. La durata della concessione, sino a 50 anni, dovrebbe essere una garanzia adeguata per quanti decidano di investire sul progetto. E i fari non sono gli unici immobili particolari che lo Stato sbloccherà entro il 2017 per raccogliere una cifra che supera, secondo le previsioni, i 2 miliardi di euro. Fondi che sarebbero usati per abbassare il debito pubblico. Sulla lista del demanio ci sono 700 edifici, ville, castelli, ex ospedali ed ex mercati ortofrutticoli. Lo stesso già avviene con il progetto Caserme, che permetterà di costruire il più grande campus universitario a Bologna, grazie alla collaborazione con il Ministero della Difesa. E potrebbe portare un giorno alla nascita di una nuova città della scienza a Roma. Dovevano